Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Allora, mi avete chiesto uno pari, tecnicamente perché avete votato in pochi stavolta, di fare o una partita con Eva o Lord of the Flies come challenge. Dato che ormai lo finite tutto e tranne Lord of the Flies, ho deciso che finiamo prima questa. Quindi, partiamo. Allora, come ormai penso che sappiate, esatto, partiamo con il Mulligan e They Grow Inside, che sono... Scusate, mi sono volate le cuffie. Ok. Che sono due power up legati fortemente alle mosche, mentre il Mulligan fa spawnare mosche d'attacco a ogni volta, non ogni volta, ha una percentuale di farle spawnare quando colpiamo i nemici. Il The Grow Inside invece ha una percentuale di farle spawnare quando veniamo colpiti. Quindi diciamo che sono due power up abbastanza... Vedete, colpendolo spariamo anche ogni tanto delle mosche d'attacco. Sono carini, non vincono delle partite, però sono carini. L'obiettivo è... bene, partiamo a bestia, partiamo ragazzi, partiamo a bestia. Siamo più lenti, abbiamo un sacco di vita. E ciò mi gusta perché così possiamo fare patti con Satana. L'obiettivo è come al solito una challenge, dobbiamo uccidere i Thieves. E qua. Dobbiamo uccidere i Thieves e per farlo però non abbiamo a disposizione stanze dei power up. Quindi dobbiamo basarci esclusivamente su negozi, stanze segrete e power up dei boss, power up in giro e patti con Satana. Quindi tutto quello che potremo trovare sarà fondamentale. In questa sfida, a discapito delle altre, non so come mai sto avendo una sfiga letale. Oh, grazie, mi sto caricando di bombe. Nel senso, la sto fallendo in continuazione, veramente, neanche lo facessi apposta. Ok, pin, vabbè, pin ragazzi, lo sapete. Pin campione. E dovrebbe essere, esatto, quello che... dovrebbe essere quello che spara la pallina verde quando esce con la testina. Mi pare. No, no, no. Ah no, è quello che non spara la palla verde, perché mi sembra che Pin... No, sono un idiota. Essere colpito da Pin è veramente una vergogna. Mi sembra che Pin normale lo faccia, mentre questo non lo fa. Ok. Abbiamo tacchi di mamma, mente a raggio. E, dato che abbiamo un po' di bombe, purtroppo ne ho sprecata una. Cerchiamo le stanze segrete. Può essere qui. Perfetto. Qualcosa di buono? Troll bomb. Ok. Vabbè, ho sprecato due bombe. Adesso ne userò un'altra. Santo, so che è qui per forza. Cioè, è proprio la conformazione perfetta per la stanza segreta questa. Esatto. Altri soldi, bene. Peccato non avere chiavi perché il negozio era alla nostra portata. Allora, entriamo qui dentro e vediamo qua. Altra troll bomb, mi sembra più che giusto. Niente, ho sperato, ho detto, tanto che vita ne abbiamo a sbaffo adesso. Ho detto, vabbè, provo. Niente, nisba, nift. Prendiamoci mezzo cuore e andiamo. Ok, allora ragazzi. So che questa settimana non c'è stato l'episodio di Rogue Legacy. Lo so, e c'è un motivo. Il motivo è semplice. Il programma che uso per registrare, che adesso che campeggia, non so come mai ha crashato durante la registrazione di Rogue Legacy, privandomi così della puntata che stavo girando. Il problema è che la puntata che stavo girando è una puntata che non posso ripetere. Cioè, non è una puntata dove giravo il castello cercando power up che dici vabbè, ne puoi fare quante ne vuoi, è vero. No, affrontavo il boss finale, parlavo del boss finale, esploravo la storia del boss finale. È una cosa che non può essere ripetuto. Cioè, sfidi il boss finale, ok, non l'ho battuto. Ce la farò? Speriamo. Sfidi il boss finale, non lo batti, però comunque non puoi rivivere la cutscene e la parte prima del boss finale. Quindi dovrò cercare del footage, cioè degli stralci da qualche parte, montandoci sopra pezzi del mio audio, per almeno farvi vedere la parte introduttiva al boss finale. Poi il resto dell'episodio non me ne frega niente, cioè è proprio una cosa secondaria, però mi ci vuole più tempo, appunto.
E a proposito di questo, quanti cuori? Mi serve una chiave a proposito di questo. E a proposito di questo, ok, adesso posso recuperare un cuore intero. Dicevo, a proposito di questo, stavo pensando appunto alla nuova serie da fare dopo Rogue Legacy, visto che ormai durerà ancora una puntata o due Rogue Legacy. Forse due. Oh, un arcade, ottimissimo, c'è pieno di cuori in giro. Ecco, dovrei riuscire a ucciderli prima che toccano il fuoco, perché sennò diventano bestie assatata del sangue. Vieni, brava mosca. No, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Bravo lui, bravo Gigi. Ah, mi serve una bomba. Con una bomba prendo la chiave e entro nel negozio. Porca vacca. Dicevo, la nuova serie. E nello speciale per gli iscritti avevo chiesto cosa ne pensavate dei giochi che io ho su Steam. E mi avete risposto in pochissimi e abbastanza vaghi. Quindi, il metodo più scientifico secondo me per capire se, no, se, per capire quale gioco vi possa piacere di più è questo. Io forse la settimana prossima. Grazie. Io settimana prossima farò uscire invece dei video diciamo normali. Invece di video normali, scusate, farò uscire quanti so, 5 speciali, credo. 5 o una cosa del genere. Semplicemente per vedere quale serie vi possa piacere di più. Alla fine della settimana ricomincerò con la programmazione normale e dopo un'altra settimana il video che avrà più visualizzazioni, o comunque quello che avuto più magari se qualcuno ha avuto più visualizzazioni ma un altro ha avuto più commenti positivi, farò quell'altro. Il video che vedo che vi piace di più diventerà la nuova serie. Facciamo così perché mi sembra il metodo più scientifico. Adesso qui facciamo l'unplan. Facciamo esplodere qui. Cuore di fede. Poi prendiamo la chiave e apriamo la cassa. E là, e altre due chiavi, perfetto. Adesso, mezzo cuore. C'è mezzo cuore anche lì sopra, posso sacrificare due cuori interi perché ci sono laggiù. Quindi, andiamoci dentro. E quindi decidere insieme a voi la nuova serie da fare. Ovviamente perché, nel senso, siete voi che decidete cosa devo fare. Perché forse per me la serie l'avrei già scelta, perché uno di quei giochi che vi ho fatto vedere sulla libreria di Steam è uno dei miei preferiti. Anche gli altri mi piacciono. Però, ce n'è uno che è particolarmente, secondo me, è proprio bellissimo. Non starò a spingere su quel gioco, ovviamente. Tutti mi piacciono di quei giochi, tutti. Ok. E l'unico che può, secondo me, non ritornare noioso, però essere un pelino più lento è Fallout. Per quanto sia bello, anche se preferisco il 3, sinceramente, però New Vegas sul computer, il 3 ce l'ho su Xbox. Per quanto preferisca il 3, e per quanto possa essere bello, Fallout è molto dispersivo. Vedete già che giochi come South Park perdono un sacco di tempo, figuriamoci con giochi. Ah, oh, ecco, adesso diventiamo veri e propri Lord of the Flies, abbiamo anche Scatol. E con giochi del calibro di Fallout penso che potrei veramente perdere la cognizione del tempo dalla causa. Che piano piatto, ragazzi, non c'è niente, cioè è dritto con quattro cazzellini. Non ci possono essere neanche chance sicure per la stanza greta. Non sto usando una bomba. Sto usando qui per vedere se mi dà cuori. Non sono chiavi per ora. Ciccia direi. Arrivo fino a 5 centesimi e perfetto. Esplodi. E cacchio. E diamo due, un cuore e mezzo ancora. Boom, basta. Ancora uno così arriva a 15. Perfetto. Così il prossimo negozio è già bello che è pronto. E appunto, mi sembra i giochi di cui farò lo speciale saranno Borderlands 2, SteamWorld Dig, Fallout, comunque lo farò lo speciale. E gli altri mi mancano, non ne ricordo più. Vabbè, comunque, li farò uscire non so quando. Cioè, settimana prossima non credo che farò, forse Inazuma Eleven la farò comunque perché è quella che seguite di più. Però
e mi sembra una cagata fermarla. Le altre invece saranno in pausa per una settimana, a parte Rogue Legacy che uscirà, diciamo, l'episodio rattoppato con... che non uscirà proprio l'episodio, uscirà solo la discussione sul boss. A parte quello, in Inazuma Eleven il resto della settimana sarà occupato da gli speciali per decidere il gioco futuro, la serie futura, scusate. Devo cercare di non farmi colpire, così mi niente fatto con Sato. Vabbè. Andiamo giù. E ditemi voi quale gioco potreste trovare più interessante. Oltre a quello che vi possa piacere di più, però nel senso, a quale vi piace di più che io gioco? Non saprei neanche dire in italiano sta frase. In pratica non è solo il gioco che vi piace di più che dovete votare, pensavo di essere abbastanza lontano. È quello che vi piace di più guardare che io lo gioco, cioè in pratica. Se il gioco vi piace ma non vi piace come io lo gioco, come lo commento, non votatelo, porca di una vacca miseria. Se magari il gioco non vi piace troppo, non lo conoscete, ma vi piace come lo gioco, come lo commento, come elaboro strategie sul gioco, non lo so ragazzi, dite che volete quella serie. Ovviamente ditelo, basta la visualizzazione, un mi piace, qualsiasi cosa. Io poi alla fine diciamo che farò un po' i conti, cioè vedrò un po' i mi piace, vedrò un po' le visualizzazioni, vedrò un po' i commenti, vedrò un po' tutto su tutti quei video e deciderò quale serie fare. Pillola! Bad guess. Poi qualcuno di voi mi ha detto che mi devo ricordare che ho ancora Meat Boy da fare. Avete ragione, sì. Il problema è che appunto, come già avevo detto, bene, mi ha aperto la strada, grazie. Come già avevo detto quando avevo fatto lo speciale su Meat Boy, era appunto che Meat Boy secondo me è un gioco che non si presta molto a un commentario live. Cioè, non potrei dire nulla. Alla fine quello che si fa è proprio autoesplicativo, cioè salta. Quello appunto che vi avevo già chiesto, ma che penso che nessuno abbia risposto a una cosa del genere, è fare una cosa diversa. Cioè io che faccio appunto un gameplay di Meat Boy completo, nel senso che gioca Meat Boy come facessi un live commentary, ma senza fare live commentary, parlando di qualcos'altro, facendo recensioni di cose. Se l'idea continua a non piacervi o non ve ne frega niente, ma volete assolutamente Meat Boy col commentary, proverò a fare altri episodi di Meat Boy col commentary. Ci proverò sinceramente. Adesso, questi qua di solito sono stupidi, gli omini conga, e mangiano la TNT. Voglio farvi vedere se succede anche stavolta. Si sono impallati? Guardate, no? Schivata? Perché ci finiscono dentro ed esplodono. Ehi? Forza. Esatto. Avete visto? Ho detto che succedeva. E quindi ragazzi, lo so che potrei avere anche Meat Boy da fare. Per quanto ne posso dire, tecnicamente anche Knights of Pen and Paper qualcuno ha detto che lo voleva vedere un'altra puntata. Me ne rendo conto, ho fatto tanti speciali senza però avere tempo fisico per fare le serie. Vero è che ad agosto avrò più tempo libero sicuramente, perché mi sarà finita la sessione di esami, mi sarà finito il tirocinio. Diciamo che starò a casa, dovrò studiare tantissimo comunque. Però avrò tempo libero, avrò un po' più di tempo libero da adesso. Che mi trovo a registrare di notte o nei ritagli di tempo, magari 5 minuti, a volte le puntate le finisco prima anche per quello, perché magari devo uscire, ho un impegno, però non vi posso lasciare senza la puntata, dico vabbè, la faccio, magari dura 5 minuti in meno, ma almeno ce l'hanno. È proprio una questione che voglio mantenere una regolarità, ok? Perché se comincio a dire no, vabbè, oggi posso anche non farla, mi conosco, lo prenderei come una scusa per non fare niente. E quindi vi lascerei, diciamo, più spesso a bocca asciutta, cosa che non voglio fare. Allora, la forchetta di Isaac no, il cancro ci aiuta ci aumenta la velocità di fuoco. La forchetta invece ci dà un cuore rosso ogni tanto. No? Allora sarà là sopra. Finora non abbiamo trovato niente di eccezionale.
Cioè, anzi, proprio niente l'hanno trovato praticamente. Fa vedere? No, cose, cioè, un po' di vita. Cioè, no, vita ne abbiamo fin troppa. Ma a parte quello non abbiamo nulla. Per quello mi servirebbe un bel patto con Satana. Un bel patto con Satana significa dare la mia vita in eccesso per il patto, il brimstone, il marchio, qualsiasi cosa. Mi serve potenza di fuoco. Oh, The Husk. Un boss veramente stupido. Però avendo una potenza di fuoco ridotta come la mia, ecco. Di solito segue i muri. Cioè rimbalza, non è rimbalzato questa volta. Anche è vero che sì, vabbè, ma se mi faccio colpire così come un cretino. Anche è vero che The Husk, anche se ci sto prendendo più danni che in tutta la mia vita, avendo Scatol, The Husk in teoria è abbastanza facile. Ma invece sto prendendo tanti quelle botte, sto prendendo che ne basterebbero metà. Vabbè. E ovviamente niente è fatto con Satana, ho preso di quelle botte come la pentolaccia. Però almeno ho il Wire Coat Hanger che mi dà un po' di lacrime. Va bene, va bene, va bene. Ci facciamo andare bene tutto, ragazzi. Ci facciamo andare bene tutto. Allora, apriamo subito il negozio. Perfetto, avendo raccolto lo Steam Sale, tutto è scontato. Speriamo che questa pillola sia buona. Health Up. Va bene. Vita più fa sempre comodo. Sempre sperando di trovare patti con Satana, perché veramente troppa vita non mi serve una leppa. Ok. Allora, mosche boom. Come mai vanno così piano? Vanno sempre così piano? Non mi pare. Sono più veloci di solito. Vabbè. Amen. Oh, che bello. Un po' di soldini. E con questo po' di soldini ci prendiamo Libro delle Rivelazioni. Libro delle Rivelazioni, vero? Sì. Perfetto. Che senza Biota Suora sapete benissimo che non vale quasi una cicca. Però meglio di niente. Se gioco bene, magari riesco a raccimolare un cuore di fede ogni tanto. Non è male. Più che altro non ho nessun altro oggetto sbarra spaziatrice. Trovassi il libro di Belial lo mollo subito questo. Ma non avendo altro. Cioè sarebbe bello trovare una libreria. Quella sarebbe un po' una figata, sarebbe, eh. Lo ammetto. La mia mosca che ho preso alla slot mi ha fatto scudo 3 volte. Invece del cancro potrei prendere la red patch in effetti. Per vedere. No, teniamo la red patch. Lo so, il cancro è un oggetto passivo, quindi. Passivo, è un trinket passivo, cioè che fa sempre effetto. La red patch no. Però la red patch c'è la chance che mi aumenti l'attacco. La velocità di fuoco ne ho abbastanza già. L'attacco è quello che mi manca. Quindi avere qualcosa che. Oddio. Ok. Che in caso di bisogno mi posso aumentare. Che botto di culo. Mi posso aumentare l'attacco, diciamo che è qualcosa che mi interessa. Cuore. Ma ce la stiamo cavando benino. Cioè stiamo riuscendo a mantenere ancora cuore di fede, quindi. No. Oh, dei globin. No, man quasi chiuso all'angolo. Contro i globin ci vuole velocità di fuoco. Potenza neanche troppa alla fine. Basta tenere lontani. E velocità. Velocità proprio di speed nel senso. Perché dovete scappare. Cioè, avete così tanta potenza da incenerirvi appena li vedete o dovete scappare? Ok, una torretta è già andata. Un'altra anche. Manchi solo te. E sei andata. Altro cuore di fede. Yeah! Torretta. Su. Sul testino. Brr. Azzo, ho preso mezzo cuore. Mi dovevo ritrarre prima. Oh, sono stato egoista, ho voluto ucciderla. Cioè, sono stato avido, ho voluto ucciderla subito. E invece dovevo ritrarmi un attimo. Vabbè, non è importante. Super Pride. È un mini boss che. Oh, bene, si è attivata la respect. È un mini boss che non volevo incontrare, semplicemente perché le troll bomb ricercanti, io sono lento, quindi. E soprattutto per questo motivo, perché lascia il gatto dalle 9 code. Wow! Prendere quel gatto sarebbe stato rovina per me. Perché quello lì ti dà 9 vite, ma tutte da un cuore. Avendo tutti quei cuori sarebbe uno spreco immane. Immane, come parlo? Vabbè.
Ah, giusto, giusto, il mulligan, il mulligan. Oh, sì, il mulligan, lo scaffold, lo scaffold. Tutto a posto. Stavo preoccupando. Ok, chiave, cuore. Qui cosa c'è? Ho sempre il mulligan, devo stare tranquillo. Ok. Il mulligan è una bella figata, lo devo ammettere. Ma per 4 centesimi non rischio un danno per 4 centesimi, Ok, potete restare anche tutti lì, guardate. Allora, dal boss mi si dovrebbe ricaricare il... cioè, mi si dovrebbe ricaricare il libro delle rivelazioni. Non che mi freghi qualcosa. Nel senso, non ci volevo arrivare col libro carico, perché tanto non serve a niente. Ecco, una cosa che cambierei nel rebirth, quando mai uscirà, è appunto la carica degli oggetti. Cioè, mi va benissimo che il libro delle rivelazioni richieda 6 stanze. No, lei è della Sosna. Però, nel senso, potrebbero fare tipo che con i boss, il combattimento con i boss valga al doppio come ricarica. Cioè, ricarichi 2 tacche invece di una. Sarebbe carino. E ho preso danno e quindi ciao patto con Satana, con tutta probabilità, Cioè, ci sono delle volte che prendo danno e il patto con Satana me lo danno uguale. Ma quelle volte lì sono messo già bene di mio. Cioè, non mi serve il patto con Satana. Ma una parte vuole morire. Cioè, una sola. Una scelta. Sì, vabbè, Cristo. Da quando in qua sono intelligenti? Da quando qua si chiudono agli angoli? Cioè, magari mi ci sto infilando io, però... Dai, su, muori un po'. Ah, vedete, il patto con Satana è andato uguale. E al posto del libro delle rivelazioni, anzi, lo usiamo. E ci prendiamo il pony, così possiamo volare. Perfetto. Benissimo. Patto. 2 cuori di fede danno. Sono felicissimo. E mi tengo il pony, così volo. Il libro delle rivelazioni, l'ho detto, è carino, ma senza abito da suora non serve quasi a nulla. Invece io adesso posso volare. Posso volare! E volando posso andare a prendere quei centesimini. E poi ragazzi, volare, sapete, è sempre utilissimo. E soprattutto mi aumenta la velocità di... Oggi sono un po' dislessico. Mi aumenta la velocità in modo... Oddio! Mi aumenta la velocità in modo esponenziale. Quindi sono molto più veloce. E posso fare il piccolo scattino dell'oggetto su barra spaziatrice. Ma l'oggetto più... L'effetto più interessante del pony è appunto quello di permettergli di volare e aumentare la velocità. Poi il piccolo dash che fa non è niente. Avevo ancora un sacco di vita, ma avevo preso il patto. Fate voi. Ah, belli. Allora, forza. Soda chi tocca. Con il nostro nuovo patto potenziati siamo inarrestabili. Qui cassa dorata, ma sì, cos'è? Un tarocco, l'impiccato. Assolutamente inutile. Avendo preso il pony non serve a niente l'impiccato. L'impiccato lo sapete ragazzi, è un tarocco che ci fa volare. Ma io ho appena preso un oggetto su barra spaziatrice lasciando il libro delle rivelazioni che mi fa volare. Quindi non serve assolutamente alla mazza. E per prendere scusate, infatti mi ricordate. Potevo fare una cosa più intelligente, cioè usiamo anche l'impiccato, tanto non serve. Potevo metterli di più in fila tipo adesso e farne fuori 3 invece che uno solo. Vabbè. Qua ho usato male la strategia. È un peccato che le mosche non gli facciano. Cioè gli facciano male solo come noi, cioè solo dietro la testa. Ok, uno è morto. L'altro pure. E il terzo anche. Esatto. A 6 stanze ci mette da caricarsi il pony, vabbè, non che mi interessi, però. Cioè, per un effetto così insulso, 6 stanze di ricarica mi sembra un po' troppo, vabbè. Sapete cosa sarebbe stato figo? Cioè, stronzo da morire, però figo. Che una volta che ho usato la carica del pony, per le 6 stanze in cui si deve caricare, tu non posso più usare neanche l'effetto di volare. Cioè, che si annulli proprio il pony, sarebbe stato carino. Stronzo da morire, lo ammetto, sono il primo a dirlo, sarebbe stato stronzo. Però sarebbe stato carino.
Così uno ci avrebbe pensato due volte prima di usare l'effetto del pony. Dice no, ma se uso l'effetto per 6 turni non posso più usare, non posso più volare. Questa sarebbe stata una scelta tattica questa. Ok, sono full vita, bene, 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 bene. Questa partita me la sento buona, ragazzi, me la sento buona. Tu devi morire però, perché io me la senta buona, devi morire. E, i cosi più stupidi del mondo, ma da cui riesco sempre a prendere danno, lo sapete. Questa volta no, per fortuna. E ok. E a questo punto torniamo su e cerchiamo il negozio, tanto centesimi ne abbiamo a schifo, chiavi non ne parliamo. Bombe ne abbiamo poche, però ne abbiamo solo 3. Wisuge, monetina. Oh, altri cavalieri. Vabbè, fai male così. Fai male così e muore. Pillola, che sei? Friend till the end. Un po' di mosche d'attacco perché non ne avevo abbastanza. E qua un po' di chiavi perché mi servivano. Questo è nel tap, se non vado errato. Esattamente. Ah, ancora vita. Mi piacerebbe molto un altro patto con Satana. O Krampus. Cioè, se mi serve il patto con Satana e c'è Krampus, faccio Krampus, lo sapete. Alla fine il carbone non mi dispiace. Oh, bombe gratis. Quanto mi piace queste cose. Quanto mi piacciono queste cose. Stavo dicendo, avevo poche bombe. Ma grazie. Oh, ma altri soldi. Ma che gentili. Io direi che quei soldi sono a posto adesso. E mi serve il negozio. Sarà grid, probabilmente. Ah, sbaglio. Non devo mai togliere le dita dalle frecce direzionali, perché sennò quando riattacco le dita per muovermi, schiaccio shift e mi tira la bomba. Sì, lo sapevo che c'era il grid, lo sapevo. Era ovvio, tipo. Ho aperto troppi negozi senza trovarti. Era ovvio che c'era grid. E che muore lasciandoci altri soldi. Grazie, grazie, grazie. Ok. Soldi, soldi, bombe. Tutto a posto a Ferragosto. Scusate per la botta terrificante, però scusate. E di qui cosi saltellanti col teletrasporto. Come? Teletrasport Hooper, mi sembra che si chiamino. Cioè quelli normali senza testa sanguinante sono gli Hooper. Ecco, questo, se volete mandare indietro e rivederlo a quel punto, sono andato io contro proiettile, cioè l'avevo schivato, ero più veloce di lui e ci sono andato contro. Cioè contro, l'ho inseguito e l'ho preso. Sono veramente un grande a prendere sti colpi qua. Solo nel mio canale, ragazzi, riuscite a vedere queste cose. Un uomo che riesce a farsi colpire in testa da un proiettile, correndo verso di lui, dandoci una testata. Praticamente ho fatto questo, in pratica ho fatto questo. Mostro 2. Come al solito, se si incastra nel loop, è una cagata immane. Se non si incastra nel loop, beh, è un po' meno una cagata. Però danno ne facciamo. Sono abbastanza veloce da farlo incastrare nel loop tranquillamente. Non dovrei avere troppi problemi da mostro 2. Spero di non prendere danni in modo da sbloccare. E sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Bravo. Si era disincastrato dal loop. Ok, direi che sei andato. Ma niente fatto con Satana. Però squilli. E ancora lacrime su e 2 cuori di fede. Va bene, va bene, va bene. Ci sto. E stiamo andando spediti e siamo già al piano di mamma. Vabbè, non male direi, no? Oh, un po' di fetini. Che poi uno magari non ci pensa troppo perché vede lo stile di Isaac, dice, nel senso, ok, fumettoso, non... Ma se uno ci pensa a quello che veramente rappresentano queste cose, cioè, è una cosa disturbante a dir poco. Cioè, tu sei un bambino che scappa dalla propria madre che lo vuole uccidere e entra in questa specie di sotterraneo dove ci sono quelli che tecnicamente sono tipo quelli che sembrano altri bambini, perché la maggior parte sono altri sono pezzi di bambini, tipo quelli sono pezzi di bambini senza testa, che lui deve sconfiggere piangendoci contro. Cioè, non si capisce molto, non,
dopo un po' che ci giochi, non ti rendi più conto di quello che stai facendo. Lemon Mishap, grazie. Gentilissimi. Non ti rendi più conto di quello che succede. Però se ti fermi un attimo e pensi, ma diavolo, io sto uccidendo tipo delle creature strane, sono un bambino tipo di 4 anni, cade in una seminterrato piangendo, con la madre che lo vuole accoltellare, cioè è pesante il significato di Isaac, molto pesante, cioè al di là dei significati di fanatismo religioso che ci possono essere dietro, no che ci possono, che ci sono dietro, di nuovo l'ho rincorso al proiettile, perfetto, slot, non è un problema slot, e al di là dei messaggi di fanatismo religioso appunto c'è anche un messaggio profondo della disperazione che prova un bambino verso questi mostri che potrebbero essere tipo solo sue immaginazioni. Potrebbe essere tutta una fantasia di Isaac. Come no? Per quello secondo me Isaac è uno dei giochi più belli a cui abbiamo. Due! A cui abbiamo mai giocato. Non tanto anche per il gameplay, perché i giochi roguelike dove ogni parte è diversa dalla prima mi piacciono perché sono rigiocabili all'infinito. Cioè, non troverai mai due piani uguali l'uno all'altro. L'NRG te lo fa cambiare in continuazione. Che cazzo. Vabbè, abbiamo tante bombe, no? Sfruttiamole. Due. Ragazzi, nei commenti scrivete chi diceva due. Quale giocattolo della. Non so se anche della vostra, comunque della mia infanzia faceva questo verso terrificante. Faceva due quando lo abbracciavi. Io spero che qualcuno di voi l'abbia avuto per avere vividi, cacchio che botta, i ricordi di quel giocattolo infernale. No, a me non piaceva nulla quel gioco. Però a ripensarci era inquietante da morire. Ecco, avendo preso l'Eternal Art di nuovo contro un proiettile, sono troppo veloce. Quando corri contro un proiettile ti rendi conto di essere troppo veloce. Devi essere veloce più o meno come i proiettili dei nemici. Avendo preso Eternal Art non posso sfruttare nulla, non posso fare donazioni, quindi faccio così. Se non vi posso avere io, non vi avrà nessuno! Vediamo tutto. Ok. Tanto è l'ultimo negozio quello che avevamo preso prima, direi di sì. Sì, siamo da mamma. Quindi tutto a posto. L'imperatrice è quello che si trasforma, sì. Ok, mi bastava uccidere lui. Lui era il pericolo più grande. Gli altri nemici non sono niente di che. C'è anche lo stesso cavaliere laggiù in fondo, non è niente di preoccupante. Con un po' di pazienza si butta giù. Quello veloce, ci vuole già un po' più di pazienza. Schivalo, 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 schivalo. Ok, vai, 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 vai. No. Dai, 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 dai. Ok. Uff. Bene. E voi morite tutti. Perfetto. Qui ci sono altre mosche esplosive con proiettili. Sono entrato nella sala segreta, che non mi ricordo. Ah, il boss è laggiù. Stavo dicendo, ma dove cacchio è il boss? No, non c'era entrato. Corno dell'unicorno, carino. Peccato che volassi. Lo prenderei all'istante, ma non volo. Ma sta stanza me la devo fare per forza. Cioè, capitemi, non. Neanche uno. Tutte e tre, tutte e tre, tutte e tre. Due, va bene. Due. Dai, 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 dai. E qui? Skeleton Key, 99 chiavi, ne ho già 14. E penso che mi basteranno per sempre. Allora, andiamo di là e di là andiamo a affrontare mamma. E andiamo a spaccarle il culo. 1000 power up su barra spaziatrice, 1000 ne ho trovati. Isaac vs. Mom. Isaac? Beh, dai. Pensavo di togliere meno. Però dopo l'hard patch che si può attivare se.
ci subiamo danni, quindi non è male. Dai un calcio qua, per favore. Tanto posso volare, quindi posso andare dove voglio, però i proiettili no. Quindi in modo da poter colpire anche gli altri nemici, se dai una pestata qui, sono felice. Qui, mamma, qui. Bravissimo. Hai preso anche i globi. Sei eccezionale. qui sotto. Sovista. Ah, la mano. Giusto la mano. Ah, c'è quell'Eternal Art che sinceramente lo vorrei difendere. Ok. Come mai? State notando che è molto più restia a tirare giù piedone. Cioè, a parte adesso e prima. Per un lasso di tempo abbastanza lunghino. Cioè, adesso lo sto facendo in considerazione perché ve lo faccio notare. Il gioco deve essere stronzo. Però per parecchio tempo non ha tirato fuori piede. Ah, tu muori, per favore. Ok. Forza, mammina. Come sei? La mano? No. Quella manona grassa. Sono qui, mamma, sono qui. Ti sto pigliando a lacrimate in faccia. Sono qui. Non mi senti lacrimare? Cazzo! L'ho vista tardissimo, l'ho visto il piede. Vabbè. Mantenuto l'Eternal Art. Perfetto. Ragazzi miei. Che fatica. Che fatica. Bene. E siamo nel Womb. E se avessi la bussola andrei dritto al boss. Perché sì, ok, Trips non è difficilissimo da battere. Il problema è che ho poca potenza di fuoco, quindi è una cosa lunga e lenta. E in queste giornate che c'è un caldo devastante, le cose lunghe e lente... Lunghe e lente... Ah. Le partite lunghe mi logorano un po'. Quindi se riesco a fare una parete di Isaac corta, mi ringraziate voi. Ecco, vedete che figata? La red patch probabilmente interagisce malissimo con il pony, infatti adesso siamo solo una testa fluttuante quando si attiva. Carino. Carino questo piccolo dettaglio. Allora. Fra un po' corro di nuovo in conto i proiettili. Dove può essere il boss? Secondo me è tutto a sinistra. Secondo me. Vediamo. Punto che il boss è tutto a sinistra. Punto dei cuori probabilmente, perché li perderò arrivandoci. Ho cominciato. Più che altro volevo sbrigarmi perché non ho niente di devastante. Cioè ho tanta velocità di fuoco e un danno. Cioè faccio tanto male quanto Caino all'inizio, mi sembra di aver visto le statistiche. O forse un po' più di Caino, ma comunque sempre meno di Giuda base. Oh bene, red patch. Con la red patch invece faccio un sacco di danno. Quindi mi vorrei sbrigare appunto per quello. Perché non avendo niente di particolarmente eccezionale, rischio di perdermi tutti i cuori rossi in un attimo. E non ho modo di recuperarli. Cioè, tranne trovarli in giro. E ho scommesso male. Ovvio che non sto a fare l'altra stanza, eh. Penso che sia ovvio. Allora, se non è lì, probabilmente è qui. Tutto a destra. Perché è strano che sia sopra o sotto, eh. È strano. Vediamo qui. Oh bene. Cristo. Vabbè. Vabbè. Ho preso 1000 danni in una stanza. Qua il boss. Infatti. Era adesso, era finito. Il problema è che ho preso troppo danni. Ho solo 4 cuori. Cioè spero di trovare qualcosa che mi riempi un po' di vita come power up. The Fallen. Quindi mi dà un power up di Satana. Perfetto. Se sopravvivo, Perché? Faccio un sacco di danno a The Fallen. Come mai? Cioè, The Fallen è particolarmente fragile, mi sa. Perché? Non faccio tutto questo danno da fargli così male. Cioè, non giustifica tutto questo danno che gli sto facendo. Il mio danno standard. Allora, ovviamente, appena The Fallen fa così, io faccio così. Ok. La tattica era quella. Adesso concentriamoci su questo. Concentriamoci su questo. Così ne scatta uno. E combattiamo tranquilli contro l'altro. Forza. Vai, perfetto.
ce n'è uno solo, sì, ok. Sono più veloci di te, ma molto più veloci di te. Ok, forza, un power up di Satana utile. Coraggio, coraggio, coraggio. Perfetto, in marcia. Un cuore di fede e danno. Non chiedevo di meglio. Cioè no, volevo un po' di cuori. Ma va bene così, non... nel senso, amen. Ok, forza. Lord of the Flies, ultimo piano. Questa volta mi sa che il boss è in basso. Oh, finalmente ho lacrime di sangue, finalmente. Quanto danno faccio? Adesso faccio del... Faccio del danno adesso, meno male. Con la red patch dovrei farne moltissimi danni invece. Quindi spero che la red patch contro i Thieves, se quando ci arrivo... Porca di una vacca! Ah, Dragon Age, qual è l'altro gioco? È venuto in mente adesso. E se quando arrivo dai Thieves spero che si attivi al primo colpo che subisco. Questo cos'è? Potrebbe essere full health. Boss of Steel, perfetto. Sono due colpi in più che posso sopportare. E qui c'è l'impiccato, trascendenza. Quindi adesso posso volare anche senza cavallo. Sì, cioè, carino. Se trovassi una cosa che va su barra spazzatrice sarebbe più carino, perché così, così non serve a nulla. Cioè ringrazio il dottore per l'offerta, ma vado avanti, nel senso, no, porco Giuda. Correre incontro ai proiettili mi dà veramente il culo, ma veramente. No, ti rincorro, ok. Cuore, finalmente, un cuore. Ma tu non hai un cuore! Eccolo. Allora. Qui concentriamoci a far secco sto coso qui che spara. E poi stai qui, lo sapete. Se sono su una stanza ampia e posso volare, ce ne sono pochi, se non sono così coglione da fare le metrale strette, non sono un grosso problema. E qua non c'è il boss. Ma porca di una vacca. Vabbè. Pensavo fosse qui. Se non è qui, molto probabilmente è in alto. Vabbè. Non fa niente. Spero di arrivarci vivo al boss. Spero di arrivarci vivo. Ok. E mezzo cuore. Ok, sto trovando tipo 9000 stanze tutte identiche tra loro, eh. Non che mi dispiace, perché sono facili. Cioè sono io che ci sto prendendo danno come un idiota, ma sono facili di base. Ci metto una bomba. Cuore di bambino. No, grazie. Oh, cacchio. Bene. Mi preoccupavano quelli. E qui? Perfetto. Era quello che mi serviva. Sapere. Cacchio. Vabbè. Non ho più capito da dove arrivavano i colpi a un certo punto. E via. Isaac contro It Lives. Finalmente aggiungerei. Oh, bene. Imperatrice, what horrible night to have a curse. Sono i più grandi, più cattivi, più tra tutti. Forza. Eh beh, ne facciamo un po' di danno, eh. Ne facciamo. Con l'imperatrice attiva, poi se si attiva la red patch, facciamo veramente i due. Bam. Così. Volevo usarlo, non c'è un motivo logico per cui l'ho fatto. Vorrei quasi attivare apposta la red patch. Però non lo posso attivare apposta. Non posso dire, ok, subito top danni, ecco. Dovevo tenermi lo sprint per queste cose. Cazzo. Tra l'altro adesso con l'interazione dell'imperatrice non so neanche come se diventiamo rossi, se non lo diventiamo. Non so che effetto visivo dà la red patch adesso. Quindi potrei averla già attivata. No. Comunque un po' di rosso deve colorare. Qualcosa di rosso deve colorare. Direi che sei in furia. Sì. Direi che hai perso. Ecco qui. La testa di pesce è apparsa nel basement. Ok, siamo una testa fluttuante adesso. Diventiamo sempre così. Ma facciamo un po' di Sheol, giusto così, per fare qualcosa di extra. Ah. Comunque la sfida è vintissima. E di qua. Sì, dai.
dato che moriremo contro Satana, nel senso, l'obiettivo della sfida è raggiunto. Questo qua è un Cristo. Perché? Nello Sheol non si possono aprire le porte? Sì che si possono aprire. E ci passa in mezzo. Ah! Ma dai! Questa cosa non la sapevo. Non sapevo che ci fosse il fuoco amico in Isaac. Cioè, non c'è il fuoco amico, ma probabilmente solo di quello c'è il fuoco amico. Vabbè, ormai direi che siamo fottuti, nel senso... Già se riesco a uccidere sto qua siamo messi bene. Ecco. Ho fatto un attacco kamikaze. Oh, bene. Siamo morti. Ma non gli voglio dare la soddisfazione di ucciderci. Non voglio. Addio. No! Bastardo maledetto. Quello è un pezzo di merda. Va bene. Va bene, ragazzi. Abbiamo vinto. Sono molto felice di aver finito finalmente questa sfida maledetta. E The Binding of Isaac è tutto. Aspettate gli speciali la settimana prossima. Ciao ragazzi.